Si può anche dire che una volta restaurata, e proprio perché restaurata, l'opera dovrebbe essere messa in condizione di sbagliare pienamente, ma senza alterazioni o travestimenti, la sua potenzialità estetica, così da piacere a tutti e non limitarsi a servire, come troppo spesso avviene, l'interesse dello scienziato conoscitore, il quale, anche attraverso l'esame di disestati lacerti, può esercitare la sua filologia. E andrà pure ricordato a questo proposito che certo filologismo iperspecialistico, esclusivamente preoccupato di problemi classificatori e attributivi e poco o nulla sensibile alle ragioni del contesto, è la pluridimensionalità del manufatto artistico. Ha avuto una parte non piccola nel diffondersi di restauri che si dicono scientifici e rigorosi, e che invece sono solo mortificazioni inaccettabili dell'esteticità dell'opera d'arte, oltre che comodi alibi all'incapacità sia critica che tecnica degli operatori. Di fronte a un dipinto cribellato di arcipelaghi di grigio e lacuna, oppure ridotto a casuali lacerti come per un'orribile esplosione, non di restauro scientifico bisogna parlare, ma semmai del suo contrario, se è vero come è vero che obiettivo del restauro è il ristabilimento dell'unità potenziale dell'opera d'arte. Brandi, non già l'esaltazione feticistica dei suoi frammenti. L'operazione di cui parla Cesare Brandi è mirata ad esaltare e a chiarificare la specificità estetica e storica dell'opera d'arte, ma anche a recuperarne per quanto possibile l'intrinseca unità e la coerenza d'immagine, è definita da Baldini atto terzo. E l'atto terzo non è altro in definitiva che il buon restauro, scientificamente fondato e criticamente avvertito. È vero che il saggio di Baldini si limita ad affrontare problemi di immagine, più che di conservazione della materia, e qui sta il limite di una cultura idealistica comune a gran parte della moderna riflessione italiana sul restauro. Ciò non toglie tuttavia che il saggio del 78 sia stato importante, intanto perché rappresentava una specie di implicita rivalutazione della tradizione migliore del vecchio laboratorio, quando abilità artigiana e buon senso critico si univano per risultati di corretta restituzione di immagine. I politici ricomposti, le misure ritrovate, le integrazioni pittoriche realizzate dove e quando necessario. Poi anche perché si presentava come revisione severa non meno che opportuna di alcuni aspetti deteriori del restauro fiorentino e non degli ultimi anni, l'operatività talora fine a se stessa, il disinteresse per la ricollocazione dell'opera d'arte restaurata nel suo contesto storico, la brutalità di certi interventi inutilmente puristici. Lo scrupolo scientifico e il metodo filologico usati come alibi per soluzioni improprie o inesistenti o rimandate sine die.